ricordato i disastri che hanno fatto la scuola di centro-sinistra. Crede comunque i flussi migratori siano stati fermati e questi gli italiani l'hanno premiato in qualche maniera perché in unità di elezioni hanno dato ragione al centro-destra, anche se devo dire con molta obiettività. Non si sta parlando più del centro-sinistra, ma si sta parlando solo del nostro problema. Questo dispiace perché delle persone hanno dissentito sulla nostra vita e ci troviamo a governare una situazione difficile. Ma torniamo un po' al merito di questa mozione. Ma io dico che comunque quando si va a riparlare delle cose già ormai discusse mi sembra quasi un atteggiamento di insicurezza, cioè di ribadire certi concetti sull'immigrazione. Che il 12% della popolazione siano immigrati si sa, che siano una risorsa si sa. Tanto più bisogna dire che la maggior parte degli immigrati sta dal nord e che sono perfettamente integrati. In una regione che fa il PIL che già ha una disoccupazione del 5% e che la parte delle donne lo fanno gli immigrati e che dove al nord sono gestiti dalla Lega. Io solamente qui si continua a ribadire i soliti discorsi. Cioè, ma voi vi siete mai provati ad andare in un estero come presidente degli Stati Uniti? Abbiamo molti loro franco, si fa fuori, se no non si sbaglia. Ma i nostri immigrati negli anni 30 sono andati in America, non sono mai andati allo Stato Bravo, prima l'hanno messi lì, l'hanno filtrati, rimane discutibile il sistema. La pausa storica, scusate, ma tutte le volte voi vi volete guardare il fenomeno di immigrazione, perché quando eravate nel programma sono dei soldi, non avete bisogno di nulla, i fatti, perché scusate, si continua a parlare, allora, torniamo al problema. Si sta parlando degli infortuni sul lavoro e gli infortuni sul lavoro è un problema da una vita e ci mettete dentro gli stranieri, ma c'è solo gli stranieri, c'è anche gli italiani. Scusate. Poi si sta parlando degli investimenti in democrazia, ma cosa c'entra investire in democrazia? Se la tematica è dell'ufficio scuola, cosa c'entra investire in democrazia? Ma se la gente si insegna a parlare italiano, si fa a tutelare la legalità. Io mi ci farei stare accanto a una casa di un italiano dove ci sono lavoratori che lavorano giorno e notte e che la gente non è di notte, senza facilitazione di quale popolazione sia. Cerchiamo un esempio di Prato, il disastro è stato, dove voi ci avete perso le pensioni. Avete perso le pensioni a Prato, perché è stato gestito malissimo. Non si può mai aprire a tutte le porte. Benissimo. I flussi migratori vanno accettati a secondo delle necessità che un paese può ospitare. Perché non può diventare incivile ospitare persone che non si può dare neanche dignità e neanche lavoro. Perché le persone stanno in Italia e sono regolarizzate e che hanno fatto il raggruppamento delle famiglie, sono profondamente felici e stanno guadagnando. Nel settore dell'edilizia, come viene citato qui, il problema della sicurezza è sempre esistito. Tanto più che qui nella zona i cantieri sono sempre stati, mi sembra abbastanza loro. Il problema è sono dalle altre parti, probabilmente più si va a sud e più peggiore, e che probabilmente ci sono governi governati anche da quelli che c'è l'organismo. Quindi il problema della migrazione, come sempre, si cerca, mai non fa una discussione equilibrata, perché si porta un documento neanche partecipativo e neanche diviso di minoranze e ci si fa proprio un problema che anche voi non avete risolto, perché ci sono delle popolazioni che lavorano di notte a Empoli, lavorano di notte, non sono legalizzati, non li va a controllare nessuno. Io mi ci farei stare accanto a gente che lavora di notte, e sapete chi sono? Con questo non ne voglio fare una colpa, ma questa gente qui è un sindaco che neanche tu insegni l'italiano 24 su 24, perché è un fenomeno nel mondo e questa gente non sono mai integrati e non si integreranno mai perché fanno supermercati per conto suo, hanno gli abbigliamenti per conto suo, fanno tutto per conto suo. Ma come mai hanno andato in quelle case? Ci sono state anche delle denunce in ufficio che ci sono gente annunciata infatti di notte dormendo perché di notte lavora e c'è lo sfruttamento totale. Però mi dite che quella è legalità, quella non è legalità, quella è illegalità. E per essere legale deve conoscere prima le leggi e deve fare la legalità. Tanto più la costituzione è una casa, cittadinanza dopo 10 anni. Cittadinanza dopo 10 anni. Però nella costituzione c'è scritto questo. Non si può mai stravolgere tutto.
Io ritengo che tra noi c'è un consigliere di stranieri che rappresenta la comunità degli stranieri, che ha diritto di parola. Questa mi serve la dichiarazione. Come ci sono altri consigli comunali. E poi purtroppo devo dire che come sempre scadete in un sistema vecchio che andate a cercare per impegnare il governo. Il governo è il Parlamento, decidere, fate le battaglie in Parlamento, siete rappresentati in Parlamento, ma non portami altre volte di qui in un consiglio comunale a ribadire tutto quello che ha fatto il governo. Ma vi rendete conto che avete perso le elezioni tante volte? Vi rendete conto che questo modo di far politica, secondo me, che è superato? Che sono dei messaggi che la gente non concepisce. Cioè, gli italiani sono accoglienti già in persone. Non importa ribadire il fatto dell'accoglienza, dell'integrazione. Purtroppo gli errori sono stati fatti in passato. Ne è venuti a branchi qua, ma ne è venuti a branchi. E gli italiani un po' sono un po' stufati di questa situazione. Benissimo, dare dignità agli immigrati, dare la possibilità di lavorare, il riconoscimento, ma con dignità. Sopprimere la gente azzurro qua e là, senza far nulla, che poi mettono in condizione la città di essere più sicura. Questo è il vero problema. Scusate. Poi il problema delle frontiere italiane era un problema europeo, non solo italiano. Ma che noi ci deve far carico di tutti i problemi di tutta l'Europa? Che è possibile. Il problema è la Spagna. Noi siamo autorità. E pertanto è un problema anche europeo, che la direttiva comunitaria ci ha dato delega a gestire questa situazione. Oggi, negli ultimi 3 o 4 anni, i flussi di migratori sono calati del 70%. Quindi poi dovrebbe discutere una serata, come è stato gestito, come è gestito, come è fatto. Ma noi siamo in condizione di sapere nel dettaglio le cose che stanno o no? O si fa piglia per piglia affiato la bocca? Perché qui ci si sta parlando di un problema talmente grosso che non è un problema solo italiano, è un problema europeo. E quindi dispiace che se mancato c'era l'opportunità di poter fare qualcosa insieme, poter condividere un documento, perché nella sua impalcatura, emendandolo un po', si potrà votarlo anche insieme. Ma come sempre poi ci mettete qualcosa che è tipico da sempre, ormai da quando sono consigliere, qualcosa che deve per forza dividere, deve per forza distinguersi, anche perché il problema dell'immigrazione è un problema nazionale, non è un problema di destra e di sinistra. E questo è il fallimento della politica, se destra e sinistra non se ne può più, non se ne può più, perché poi alla fine è il gioco delle parti, alla fine, no? Quindi bisognerà superare questo modo di fare politica. Quando c'è delle cose che interessano tutta una città e viene vestita una città, io credo che sono temi che secondo me andrebbero condivisi, poi magari si può trovare delle sfumature, no? Può trovare qualche distinguo, ma insomma l'interesse generale, la sicurezza, la dignità dell'immigrato non è un tema animato solo di sinistra. Noi cattolici da sempre abbiamo fatto questo, da sempre le nostre missioni, le nostre associazioni hanno amato per i più deboli. Quindi, come vedete, noi cristiani democratici siamo persone già allenate a queste cose qui. Pertanto ci fa trovare un tavolino e vedete trovare una condivisione di un documento che ci si deve fare tutti, perché queste sono tematiche di tutti. Perché tutte le volte si deve sempre fare questi distinti di destra e sinistra? Io guarda, voglio vedere quando le persone fa festa che succederà, poi sarà la sinistra e la destra, la voglio proprio vedere, questo voglio proprio vedere, poi dopo di cosa si parlerà. Ma questa è la tematica generale che interessa la città, la sicurezza, la dignità. Si deve un documento per votarlo probabilmente al Presidente della Commissione, gli piaceva un attimino di visibilità, di onore, perfetto, vogliamo, ma non lo possiamo neanche votare perché ce lo mette in pista così, e noi si dovrebbe anche condividere, impossibile, dispiace. Purtroppo questo non è il modo di fare politica, io credo un cambio marcia ci voglia, perché così veramente è poco della fine. Grazie. Grazie. Io voglio fare la domanda su, e tu devi un accompagnatorio, siamo sempre sulla mozione, siamo sempre sulla mozione. Sì, ma mi mangio, gli accompagnatori lo fanno proprio. No, io per ora siamo sempre sulla mozione. Quindi ragione è accompagnatorio, comunque se ne siamo sempre. Questo è l'accompagnatorio che stessa dove si fa la mozione. No, nel senso è quello che ha
questa discussione la si fa stasera non solo per la presentazione del documento proposto dalla Commissione, ma anche insieme, riterrei, perlomeno riterrei il mio modo di ragionare, insieme anche a quella mozione che è stata presentata dalla Comunità Italiana e Fondazione Comunista che riguarda i cittadini stranieri che sono stati per tutti quei giorni aggrappati a quella torre che poi era aggrappati al loro futuro, alla loro possibilità di costruire un percorso di questa terra che hanno scelto, e probabilmente anche per questo è uno dei punti che fanno risaltare quella pervicacia di rimanere lassù vicino. Se noi guardiamo anche da questi nostri dati, non solamente da quelli nazionali, quando la questione dell'immigrazione sia importante, basta vedere come nel 2009 la Caritas fiorentina, quindi uno spaccato importante, ma comunque solo fiorentina, ha incrociato come cittadini stranieri. Hanno fatto tantissimi colloqui, credo intorno 20-30.000 in un anno. Probabilmente questa precarietà si continuerà, tanto più che continuerà, tanto più in una situazione economica così complessa, dove è più facile dire no alla richiesta di un cittadino straniero che magari ha anche capacità manuali, perché magari nei nostri territori le capacità manuali non sono perché naturali così semplici, ma l'esclusione aiuta sempre. No, non ti posso aiutare, magari ripasso un'altra volta, vediamo che cosa succede. Se noi insieme a questo osservatorio della Caritas e insieme anche all'attenzione di quella persona che sta seduta davanti, noi mettiamo a fronte non solo quel cittadino straniero, ma soprattutto quella cittadina straniera. E allora lì la questione si complica ancora di più. Si complica ancora di più perché quando le donne hanno bisogno di lavorare loro, magari perché hanno avuto una malattia, magari perché il marito o il compagno le ha lasciate, o magari per qualunque motivo hanno perso il lavoro, allora si capisce come è ancora più facile allontanare. Ma noi sappiamo bene invece che questi numeri anche nelle nostre città crescono. Noi abbiamo la nostra popolazione di etoli intorno al 10-11% di cittadini stranieri che hanno scelto di vivere nella nostra città. Ma allora, se questo è, io credo che noi abbiamo fatto bene attraverso le forme della discussione che è stata introdotta stasera, quella della mozione della consigliera, quella dei Bacchi, anche questa integrazione che non ho finito di leggere perché poi mi è stata data la parola. Io credo che noi facciamo bene a mettere al centro della nostra discussione anche di quella connessione. Ci sono delle debolezze? Recuperiamole, perché è un punto delicato della crescita della nostra città, della crescita della nostra cultura e anche del nostro senso di responsabilità. Sfogliando un giornale che mi è arrivato stasera, sembra un presagio, c'è una frase di Diderot che dice: non basta fare il bene, bisogna anche farlo bene. Ecco, io inviterei questo al Consiglio Comunale. Noi non abbiamo strumenti decisivi che fanno cambiare la situazione dei nostri cittadini stranieri. Quello che noi abbiamo bisogno per loro è prima di tutto essere nelle condizioni di offrire loro la possibilità di parlare bene la nostra lingua e la loro lingua. La nostra lingua e la loro lingua. Perché questo è un diritto di democrazia.